Auto elettriche obbligatorie, l'ennesima follia del Green Deal europeo. Vi do due dati. Il primo, l'intero settore auto e moto italiano contribuisce per lo 0,4% alle emissioni di CO2 nel mondo. La Cina, tanto per fare un esempio, sta al 30%. Il secondo, lo stop ai motori endotermici porterà alla chiusura di almeno 450 imprese in Italia, la maggior parte delle quali a carattere familiare. E manderà in fumo 74.000 posti di lavoro, secondo uno studio commissionato dall'Associazione Europea della Componentistica Automotive. Insomma, l'Europa sta per compiere un vero e proprio omicidio di un intero settore produttivo, creando un'ondata di disoccupazione. Lo fa per ignoranza o lo fa in malafede per avvantaggiare l'economia di altri continenti? Bruxelles, infatti, che chiedendo le nostre aziende, sta allo stesso tempo aiutando centinaia di nuove aziende a nascere. Dove? In Cina! Una miriade di imprese che per produrre batterie elettriche brucia carbone ai massimi livelli. Tra l'altro i cinesi hanno già detto in modo chiaro che da qui al 2030 loro non ci pensano proprio a ridurre le emissioni. Ancora una volta siamo di fronte all'assoluta mancanza di buonsenso da parte dell'Unione Europea. Noi della Lega e del gruppo Identità e Democrazia invece continuiamo a sostenere il principio della neutralità tecnologica. L'elettrico e l'idrogeno sono e saranno una parte del tutto, certamente, ma fingere che potremmo fare a meno dei combustibili fossili e del diesel, specialmente in tempi brevi, è una menzogna e un'assurdità. L'Europa torni sui suoi passi, ritrovi pragmatismo e la smetta di imporre decisioni che danneggiano la nostra economia.